Della, la parola al consigliere Berardo. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, sarò breve perché quello che noi andremo a votare non è un sì o no sulla legge 194, ma è semplicemente un dispositivo in cui laicamente ci si rimette alla possibilità che venga scelto o il day hospital o il ricovero ordinario per le strutture ospedaliere del Lazio. Ora questo è quello che noi andremo a votare. Non è la razza pura, come ho sentito dal consigliere Nobile, non è un omicidio, perché se noi iniziamo a parlare di queste questioni, allora dobbiamo avere, diciamo, l'accortezza di sapere che non è quest'Aula che se ne potrà occupare, ma è senz'altro altra sede, magari la raccolta di firme per un referendum sull'abrogazione della 194, su una sua rivisitazione, eccetera. Oggi qui noi parliamo d'altro, parliamo della possibilità che l'impiego della RU486 non abbia altri ostacoli, che possano essere non solo quelli temporali, perché sappiamo bene che fino ad oggi siamo arrivati e un giorno, vedremo quando, speriamo presto, la prima pillola anche nel Lazio potrà essere somministrata a chi ne farà richiesta. Ma questo non è un problema della legge 194 o di altre leggi, anche perché l'aborto chirurgico, a cui molti fanno riferimento, è un aborto che viene in day hospital, non attraverso un ricovero ordinario. E comunque sia, non ideologizzate la questione del ricovero ordinario del day hospital, perché comunque una paziente può decidere, e badate se vi interessa questo, nell'aborto chirurgico il 95% delle donne decide di firmare il consenso informato e andare via dall'ospedale. Al tempo stesso questo accadrà e già avviene per la RU486. Allora la questione che riguarda il nostro consiglio è come la struttura ospedaliera si relaziona, la struttura ospedaliera della nostra regione si relaziona a chi va in ospedale e chiede la possibilità di utilizzo della RU486. Poi tutte le altre cose le discutiamo in un altro momento, se credete, ma questo è l'oggetto del nostro dibattito. Ora, qual è la cosa centrale, Presidente, colleghi? Se vi interessa, la questione centrale è che se siete proprio contro la possibilità di utilizzo dell'RU486, allora si faccia altro. Ma decidere di burocratizzare un'opposizione va anche a discapito delle vostre ragioni. Non credo che essere contro l'aborto, contro la RU486, contro quello che volete, sia una questione da burocratizzare. Cioè voi imponete, volete imporre che ci sia un paletto in più, uno dopo e uno dopo, per la struttura ospedaliera che sarà costretta o a dedicare dei posti letto e quindi a non poterli utilizzare per altre situazioni, perché di questo si tratta. Cioè arriva una donna presso un ospedale e quell'ospedale potrà o meno utilizzare la RU486 se ci saranno dei posti dedicati a questo. Ma perché se non ci sono donne che vanno lì, quei posti non possono essere utilizzati per altre urgenze? Questa è una prima questione che appunto attiene alle disposizioni che verranno date in seguito alle decisioni dell'ASP, che sono state prese, e quindi adesso c'è bisogno intanto di far partire in modalità di ricovero ordinario, in modalità di day hospital. Non è un problema questo centrale, il problema vero semmai è consentire alle donne comunque di accedere alla RU486 dandogli la possibilità di scelta. È questo quello che riguarda la nostra decisione. Come gruppo della lista Bonino Pannella Federalisti Europei quindi siamo a favore di quanto previsto nel dispositivo della mozione.
E diciamo un'altra cosa, guardate che rispetto al dibattito della 194, se un numero di aborti in meno c'è stato, e lo sanno bene le donne, attraverso proprio la legge che ha garantito e da una parte la conoscenza e la possibilità di non essere ricondotte in luoghi in cui tutto c'è fuorché la possibilità di essere seguite, di avere un colloquio con le stesse donne e di avere l'opportunità, semmai avendone conoscenza, firmando il consenso informato e quant'altro, avere piena informazione in riguardo all'interruzione volontaria di gravidanza. Oggi questa cosa si può fare riducendo quantomeno, e guardate, la questione per cui è un dramma per le donne, lo sappiamo tutti, noi qui non c'è la curva sud e la curva nord di chi vuole l'aborto e di chi no, qui al massimo, se volete, c'è chi dice attenzione, è la libertà della donna che deve essere messa al centro di queste nostre decisioni, avendo l'opportunità poi la donna di poter scegliere nel miglior modo possibile e non nel peggior modo possibile. È questo quello su cui andremo a votare, e per questo dichiariamo il nostro voto favorevole. Grazie Presidente.